Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa ennesima serata di Salotto Letterario. Stasera abbiamo un ospite spettacolare, un po' come tutti i nostri ospiti, poi fondamentalmente. Intanto, Maria, come va? Buonasera. Buonasera, Iuri, buonasera, un saluto a tutti. Va tutto bene, spero anche tu. Sì, Sono contenta assolutamente. dell'ospite di questa sera. Eh sì, perché poi il nostro ospite di questa sera in realtà probabilmente in futuro lo vedrete anche molto più spesso, ma di questo ne parleremo poi più avanti. Intanto io controllo un secondo se tutto è ok, fatemi sapere nei commenti se mi si sente, perché l'ultima volta c'era stato questo problemone che non mi si sentiva in punti modi. Quindi, se siete d'accordo, direi di iniziare e direi di iniziare con la sigla. 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 Bentornati, bentornati post sigla. E allora diamo benvenuto alla nostra ospite di stasera. Buonasera, Elena. Ciao, ciao a tutti, ciao Yuri, ciao Maria, grazie, Buonasera. ciao. Come stai? Come va dalle tue parti? Tutto Benissimo. bene? Il tempo? Cosa Sì. Il ci racconta il tempo? tempo porta sempre buone nuove, anche col brutto tempo. Oh, bellissimo questo, fantastico. Allora, intanto salutiamo anche i nostri amici in chat che già ci seguono. Ci abbiamo 15-16 persone già online. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e Ciao a soprattutto tutti. se volete fare delle domande, come sempre ve lo ricordo, potete scriverle qui in chat. Se la chat la trovate bloccata per qualche motivo è perché vi dovete registrare. Registrarvi non vi costa assolutamente niente, vi potete registrare e fare le domande alla nostra ospite di stasera. E allora iniziamo subito. Elena, parlaci un po' di te, di quello che vuoi, raccontaci un po' di te. Buonasera e benvenuta nuovamente. Beh, allora, passo intanto, vabbè, vi ringrazio nuovamente per l'invito, è una bellissima compagnia anche con gli amici online che ci seguono, ma anche questo terzetto così gioioso. È proprio un momento che è così un po' anche emozionante, posso definirlo con molta sincerità. Cosa posso dire? Beh, siccome è un salotto letterario, mi concentro un po' su questa nicchia della mia personalità che si esplica con la scrittura. Quindi posso dire di me, io sono Elena e mi amo scrivere, mi piace scrivere. E questa sera è proprio la scrittura che mi consente di essere con voi perché grazie a questo libro che ho scritto, Samandar Egibal, In viaggio con Dante, destinazione Tunisi, edito da Bertoni, che ci siamo incontrati, ci stiamo conoscendo. Quindi una passione, un faccione di Dante che dovrebbe incuriosire, un sorriso, e questo è un piccolo cappello introduttivo. Assolutamente. Senti, intanto già saluto Poi Brandon. Dimmi, Maria. allora una cosa, prima c'è stato qualcuno di qua dalla mia parte che mi ha chiesto: ma come mai ha utilizzato questa copertina? Ah, beh, Cioè io sì. faccio, E guarda, poi lei, eh? beh, poi te lo chiediamo. Se hai la pazienza anche di sopportare qualche mia domanda, non sarò, no, Ma ovviamente. interessante questa domanda, la domanda di Maria non è No, l'ho peregrina, è una domanda fatta interessante. io, Allora, l'ho fatta io perché da buon toscano non potevo non cadere in questa cosa. Intanto saluto Brandon che ci saluta, uno dei nostri presente. assidui Ciao fan, Brandon. quindi buonasera, ciao Brandon. Sì, la domanda che ho fatto io inizialmente in realtà prima di tutto è stato è molto particolare, la bandiera accostata a Dante. Le bandiere. Le bandiere, è vero, perché sono due in realtà, sì. Sono due, sbaglio, Eh sì, sono due, sono quella del Pakistan e quella della Tunisia. La copertina così è stata disegnata e progettata dagli esperti della Bertone Editore, quindi è stata una loro creazione.
un po' sincretica del tema del libro, perché in questo libro Dante è uno dei personaggi principali, il Dante che però noi ricordiamo un Dante pellegrino. In questo libro invece Dante riveste un ruolo diverso, quello che per lui aveva Virgilio, e Quindi quindi di diventa lui maestro, la di guida. sommo maestro e poeta. Esatto, ma è di lui la guida per i personaggi un po' scapigliati di questo romanzo. Per il personaggio principale in particolare, per Nina, questa ragazza, e per Quattr'occhi, che è l'alter ego di Nina. Qui sono questi due personaggi che hanno come trait d'union Dante e i versi della Divina Commedia, quindi la sua lingua. E attraverso i versi della Divina Commedia dell'Inferno in particolare, non di tutte, che altrimenti sarebbe diventata un'opera in più tomi, e si snodano diverse vicende di queste fanciulle, di queste donne ragazze ancora, ecco, non Ok, completamente diciotto. l'ambiente è quello moderno, cioè della realtà moderna di oggi. E l'ambiente è un personaggio, possiamo dire che è un personaggio anch'esso, non solo è moderno, ma è uno dei personaggi principali, che non è uno sfondo, è proprio il luogo in cui si svolgono le vicende. Una delle protagoniste si trova in Pakistan e la protagonista Nina invece si trova a Tunisi, e possiamo dire che la città di Tunisi è come un personaggio che è sempre sullo sfondo, perché quando si muovono i personaggi si muovono in luoghi reali che compartecipano all'azione. Ok, perfetto. Senti, la tua passione in generale per la scrittura, da dove parte, come si evolve, come si trasforma con poi il passare del tempo, insomma, poi fondamentalmente. Diciamo è un po' una deformazione professionale per gli studi classici, una passione fin dagli esordi, diciamo, di quando ti accosti alla letteratura. La lettura è poi una chiave anche per capire come vorresti esprimere, che cosa vorresti esprimere, e quindi la naturale conseguenza poi molto spesso è la scrittura, la penna, prendere la penna in prima persona. E per concretizzare però una prima prova di scrittura, diciamo, creativa, che è poi confluita in questo libro, ho atteso il Pakistan. Ecco, c'è una parte biografica interessante, forse perché è un po' sui generis, perché io ho vissuto realmente in Pakistan per qualche anno. Il primo anno ero in una valle, nel KPK, e le sere erano molto lunghe in questo paesino di montagna dove vivevo e lavoravo. E prima di partire avevo deciso di portare alcuni libri e anche la Divina Commedia, dei CD proprio della Divina Commedia. All'epoca, insomma, si tratta di qualche anno fa, si usavano ancora i CD, recitata la Divina Commedia dai poeti. Proprio le voci erano molto importanti, e questa parte è un piccolo spezzone autobiografico che si ritrova anche nel libro. E allora era molto interessante, molto conciliante l'ambiente, il silenzio, la montagna, il paese molto diverso. L'ascolto e la scrittura, una riflessione interculturale sul luogo dove vivevo, e da lì un po' alla volta hanno preso forma i personaggi. Benissimo, intanto saluto Davide Dante M. Buonasera, e quindi il nome già richiama l'argomento di stasera. Esatto. Mai avuto il blocco dello scrittore in questo momento in cui tu eri nel Pakistan? No, e neanche dopo. No, c'è soltanto una diversità
D'approccio. A volte bisogna anche trascegliere quello che si vuole scrivere e non sempre ci si può approcciare a sentimenti o pensieri nella medesima maniera, quindi col medesimo stile. A volte bisogna interrompere, darsi del tempo e capire che non si consuma la letteratura, quindi non è una questione di fretta, di correre, di produrre. Si può anche rimanere in silenzio e aspettare quando poi ci sarà qualcosa da dire con la sua maniera consona. Beh, questa è più una filosofia che altro. Io penso che sia una Ma vera filosofia di sicuramente. scrittura particolare, perché in realtà molti, ecco, diciamo che ci sono anche quelli che dicono: ok, devo scrivere questo libro, lo devo fare in tot tempo. Anche secondo me non è giustissimo, però c'è chi lo fa e riesce veramente a forzarsi in questa cosa, cioè riesce veramente a Sì, dire. ma la scrittura, forse la scrittura creativa, no, non è un qualcosa che io voglia fare, però magari ci sono scritture scientifiche o tecniche, articoli che devono uscire, lì c'è già purtroppo per fortuna è necessaria una scansione temporale, un obiettivo anche in termini di tempo. Però se lo si ha già nella vita, col lavoro, lo si ha già per queste cose, nella scrittura creativa no, quello deve essere un piacere. Assolutamente. Senti, ti giro subito una domanda. C'è Brandon, che è il nostro fan numero uno, che è un bambino, è un bambino proprio, un ragazzetto, sì. E ci ha chiesto se questo libro lo potrebbe leggere anche lui, che ha 7 anni. Dante è un bambino di 7 anni, sì, si può leggere benissimo, secondo me si può recitarlo più che leggerlo. Quindi in parte alcune cose, alcuni passaggi, sì, sono accessibili anche ai bambini, però l'intero libro È pesante. non è mai pesante. L'intero libro no, perché alcuni passaggi sono un po' oltre la soglia dell'età di Brandon, quindi dovrebbe. Per capire, dovrebbe forse maturare delle esperienze ulteriori. Brandon, Quindi ti portiamo sarà in interessante. Pakistan direttamente? No, vabbè, a parte gli scherzi. Aspetta qualche anno e poi magari lo leggi con occhi nuovi e sappi anche Ma certi prima devi libri. Dante, però. Prima devi leggere Dante. Prima devi leggere Dante, certamente. E poi, tra l'altro, Dante, che io ti consiglio di leggere anche magari all'inizio con una bella parafrasi a fronte, tutto per bene, in modo anche da capire tutte le varie sfaccettature di lettura. Che a me, io lo adoro, è il mio idolo, cioè idolo, Anch'io. sommo poeta veramente per me. Quindi, poi, tra l'altro, io essendo toscano, purtroppo sento il richiamo delle sirene. Quindi è un po' impossibile quando ti trovi. Delle volte, no, capita veramente che ti trovi davanti al Duomo di Firenze. Io non so se voi due siete stati mai a Firenze. E rimani, allora c'è una cosa da dire: noi toscani, specialmente noi fiorentini, per noi è normale, un po' come tutte le persone del luogo, no? Quando c'hai qualcosa di bello nelle tue zone, dopo un po' cominci a darlo, tra virgolette, passatemi il termine, per scontato. Però quando poi ti fermi e ti metti veramente a riflettere e lo guardi per bene il Duomo di Firenze, poi ti viene. Comincia a pensare al periodo del Rinascimento, al periodo pre-rinascimentale, chi ci passava di lì e pensare che passassero certi geni, insomma, fa il suo effetto. Io poi, tra l'altro, sono il mio preciso posto dove vivo è Vinci, vivo all'ombra di un certo Leonardo da Vinci, quindi non posso esimermi dall'essere contornato tutta questa bellezza. E quindi. Brandon, te lo consiglio tantissimo, leggilo Dante, magari se all'inizio è difficile da capire con qualche aiutino, ci sono dei libri che lo semplificano un po', e poi andrai anche a leggere questo libro. Bambini di Dante. Non è sbagliato, magari anche possiamo consigliarlo. Ci sono anche su online disponibili delle risorse
che anche un bambino, sono accessibili anche a un bambino, e poi intanto ascoltarlo, recitato dai poeti, recitato da Certo. Gassman, ad esempio. È bellissimo perché comunque c'è la musica, è poesia, è musicalità, anche se in alcuni punti il senso può sembrare oscuro, però il timbro, il suono, il ritmo, la metrica aiutano a capire, se non altro, la sensazione che si vuole comunicare. Poi anche un bambino può comunque accostarsi già così. Poi Assolutamente. la memoria viene aiutata, viene Certo. sostenuta anche da questo esercizio. Ci ha detto, Io avevo aspetto che me la spieghi la maestra. Grazie. povera maestra, speriamo che non glielo chieda. Breve. No, ma a Altrimenti parte poi. questo, io sui social, su Instagram, avevo visto una casa editrice proprio che aveva fatto un libro proprio per bambini riguardante proprio Dante. Avevo Sì, visto la copertina vero. adesso, sfogliando. Dove adesso la ritrovo, poi te la faccio vedere anche a te, Yuri. È molto carino, eh? Illustra con le immagini, ovviamente, illustrato con tutto, insomma. Bisogna vedere poi com'è, ecco, insomma. Solitamente si dice che si presta di più l'inferno agli altri due per appunto la complessità di linguaggio che si va poi a innalzare con il tempo. Quindi l'inferno solitamente è più facile, più divertente. Io l'ho sempre trovato più divertente da leggere. Diciamo di sì, dopo il purgatorio, beh, ormai un po' si perde la verve, ecco, dopo il purgatorio, troppa perfezione, troppa ineffabilità. E Davide Dante ci dice esattamente Yuri, quindi penso che si riferisca appunto che giustamente si va comunque sì a rendere più complesso, a innalzare, a avere un linguaggio più aulico, quindi più complesso, più ricercato, che insomma bisogna. È più Saper impegnativo, ascoltare. diciamo. Sì, va saputo decifrare e già l'inferno nelle sue varie sfaccettature è complesso comunque da decifrare, quindi nel paradiso si tocca un po' l'ennesima potenza, però è anche divertente. Io lo trovavo molto divertente a scuola. Mi ricordo che i miei compagni lo odiavano, c'è cioè chi lo odiava profondamente, non riusciva proprio, non gli interessava, non gli interessava in realtà, forse proprio nemmeno la letteratura, e quindi Dante in un certo modo era un ostacolo. Però io l'ho sempre trovato molto bello. Molto importante anche per una ricerca del linguaggio, no? Da dove proveniamo noi italiani, e quindi insomma è importante. C'è un commento Sì, c'è un di Nota commento. Appelato. Vado io? Sì. Ci può più l'inferno perché ci immaginiamo molti conoscenti nei vari gironi. Forse, forse, forse sì. Ha Uno ragione, ha ragione. appena arrivato di Alan Riba, Bass. Alan Irbas 74. La vertigine del bello. Dante non ha mai smesso di parlare agli uomini di tutti i tempi. Assolutamente, Vero. assolutamente. Anzi, io apprezzo tantissimo stasera. Forse Dante ha svegliato un po' l'animo umano involontariamente, quindi c'è molta gente, quindi commentate, 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 leggiamo tutti se possiamo nelle tempistiche, anzi ci piace, ci divertiamo, anzi approfitto di ricordarvi che tutti i venerdì dalle 20 alle 21 siamo qua, sempre con autori diversi, con tematiche diverse, abbiamo avuto cantanti, rapper anche, che si sono prestati al mondo della scrittura, abbiamo avuto fumettisti, abbiamo avuto attori. Se vi dice qualche cosa, Flavio Parenti, attore di Rai e Mediaset, che da noi ha presentato un suo libro che tra l'altro richiama proprio Dante, il suo libro si chiama La Divina Avventura, se lo volete cercare. Quindi abbiamo sempre anche la Nicolai sveglia le coscienze. E beh, questo è direttamente a te, quindi è qualcuno che ti conosce. Evidentemente. Eh sì, anche la Nicolai sveglia le coscienze. Assolutamente ci credo, anche perché immagino che sia. Ci ho parlato poco pre-live, ma ci ha già dato delle grandi soddisfazioni. Perché.
pericoloso svegliare le coscienze, non si sa mai che cosa può derivare da questo scossone, da questo spallamento della coscienza. Voglio Beh, queste responsabilità. speriamo sempre in cose buone. Speriamo sempre in cose Sempre. buone. Ci hanno anche detto, diciamo che Dante sta bene con tutto. Sì, effettivamente sta bene con tutto. No, non sta bene con l'idiozia. Deve Vabbè, essere ora sempre certo, l'idiozia. però certamente a livello letterario sta bene un po' con tutto. Bisogna comprenderlo. Allora, sì, sta bene un po' con tutto, con maniera, ecco, più che con tutto, sta bene con il dovuto modo, con la dovuta riflessione, anche un po', forse si può anche dire, con la dovuta comprensione dell'autore stesso e dell'opera, perché altrimenti diventa solo una di quelle parole, diventa una parola vuota, un simulacro, un passepartout per dare così, per ottenere l'attenzione o per iscriversi in una linea di consenso che francamente poi se è vuota andiamo a perdere tutti. Assolutamente, a me piace molto dire, ora Elena, non so se hai rivisto qualche nostra live, io spesso dico che mi piace molto quel che diceva Picasso, che diceva: ho imparato a disegnare e a dipingere come rinascimentali, adesso voglio andare a disegnare come i bambini, no? Quando parlava del cubismo, quindi comunque della sua corrente, che poi lo ha reso più forse uno dei pittori più celebri al mondo. Giustamente tutto anche nello scoprire gli autori del passato bisogna comunque avere un background, capire il perché si parla di una determinata cosa, gli argomenti a cosa si riferiscono, da che parte del mondo e in quale momento storico siamo. Un po' di Eh? curiosità, la Esatto. curiosità è una buona guida, basta essere un po' curiosi e darsi del tempo, andare in traccia del proprio interesse e quando si è raggiunta la meta si è pronti, si è fatta, insomma. Certo, Però certo. ecco, non, bisogna darsi un po' di tempo, mettersi in traccia delle proprie passioni, mettiamola così. Io ho una domanda invece. Come mai hai deciso di scrivere questo libro? E beh, in parte, in parte ho già quasi dato un abbozzo di risposta perché l'idea del libro in sé è partita dal Pakistan, in Pakistan, con quello che era un esercizio di scrittura privata e che poi ha preso la forma di un'idea, non solo di un appunto, di un annotare impressioni sulle note di Dante. E quando a seguito di peripezie lavorative sono poi approdata a Tunisi la prima volta, Tunisi è una meta del cuore, ecco, questo è sicuro, Tunisia è uno dei luoghi dell'anima, decisa miei, ovviamente. In tutt'altra situazione, però, c'era lo spazio e il tempo di una riflessione. E questa riflessione personale non ha più voluto essere semplicemente un ripiegamento su se stessi, un annotare impressioni. Nella caotica vitalità di Tunisi, questa città che anche con i suoi muri sembrava volerti dare degli ammonimenti, delle lezioni. Perché con i suoi graffiti o con le immagini, con il movimento, non c'era più voglia di un momento di solitudine, c'era voglia di comunicare attraverso la scrittura e quindi si sono come intrecciati dei pensieri di personaggi. Apparentemente distantissimi, quelli del Pakistan, quelli invece che immaginavo a Tunisi, e si sono incontrati volutamente questa volta sì nelle pagine di un libro per creare un po' forse un ponte tra le due esperienze riflessive, non di vita, ma riflessiva non è un libro autobiografico nel senso così canonico del termine, ma le riflessioni sì, ecco, quindi la riflessione è l'immaginazione.
ha preso forma in questi personaggi un po' pazzi, un po' invece molto, molto orientati all'introspezione. Questi personaggi un po' diversi, tra cui spicca tra tutte Nina, che è quella che trova il libro, no, questo libretto, questo diario dantesco e comincia a leggerlo. Ed è Quattr'occhi, che è invece la protagonista di questo diario, quindi una sorta di intertestualità interna, con più piani di C'è un scrittura. metalibro, il libro dentro il libro, dentro il libro, dentro il libro. No, no, ma ci fermiamo a uno solo. Ah, ci fermiamo Perché a... se no diventa un po' troppo scatole cinesi, no? Diventa un po' troppo complicato. Però sì, quindi è nata così, è nata in questa città che è una città da scoprire, un paese con molte differenze interne, anche di immaginazione rispetto alle aspettative di chi magari si muove dall'Italia per andarlo a visitare. Che però ha una realtà vitalissima, una realtà vitale che ti abbraccia, ti avvolge e che spero sia così anche rappresentato nelle pagine del libro, che riesca a essere un vero personaggio anche nel libro. Senti, ma tu hai più o meno ci hai già risposto, ma cosa hai provato nella stesura? Io immagino da quello che ci hai detto comunque che... anzi, aspetta, prima di iniziare da questo qui, che potrebbe essere una domanda piuttosto lunga, ti giro questa domanda da pilota pelato che ci dice: progetti per il prossimo viaggio o il prossimo libro? Il libro ce lo dici dopo, il prossimo viaggio? Non si può spoilerare così. Allora, diciamo che se il viaggio è conoscenza, stiamo parlando di Dante, se un viaggio deve essere un viaggio, deve essere una per conoscenza, per canoscenza, anzi, come il suo Ulisse, ecco, così abbiamo fatto il Fatti gioco non di fosse per parole. vivere come bruti, ma per seguire. Sì, Virtù e canoscenza. virtù e conoscenza. Però no, Scusate, ma io però. lo so a memoria ormai, io me lo sono imparato a memoria. Come ogni degno toscano, veramente, quindi è perfetto, declamato da te è preciso. E diciamo che ho un po' nel cassetto, caro pilota pelato, io ho sempre un po' nel cassetto l'Asia centrale, per cui ancora non l'ho completata quella parte lì che è interessantissima, quella zona del mondo che mi intriga, che mi chiama, che però, insomma, anche semplicemente in termini di tempo, di distanze, non è facilmente raggiungibile, ecco. Però sì, tornerei volentieri a Termez, per esempio, se potessi, che è nel sud dell'Uzbekistan, al confine con l'Afghanistan. È un luogo bellissimo dove ci sono antichi templi buddisti, antichi insediamenti buddisti, ci sono siti archeologici che venivano scoperti prima del Covid, avevo avuto la fortuna di andare. Quindi potrebbe essere un'altra pausa. Io e Elena mi prenoto. Se hai bisogno di un Beh, compagno di sì. viaggio, perché allora io l'Est Una Europa, diretta l'Est Europa, da scusate, Termes. l'Est del mondo ovunque. Avevo tempo fa, pensavo di andare a Samarcanda, che tra l'altro è stata Bellissima, sì. la città capitale di un importantissimo impero che è poco conosciuto. Che è bellissima, io ho visto che veramente è fenomenale e mi piacerebbe molto andare. Mi piacerebbe andare anche in Nepal, in realtà, che forse è ancora più in là, però lì c'è da lavorare, perché poi C'è da lavorare. c'è veramente da lavorare. Quindi, insomma, io mi prenoto intanto, va benissimo, cioè vengo anche lì. Facciamo una bella diretta streaming. Facciamo una diretta Io streaming. Esatto, e facciamo mi vedere sono i punti. trovata, perché non posso prendere l'aereo, quindi vi Non osserverò da puoi casa. Perché prendere. Vabbè, in macchina quanto ci metterai mai? lo In fai in moto, perché lo fai in moto, in bicicletta addirittura, bicicletta. partendo dall'Europa, sì.
quindi in macchina ce la puoi fare, però ti servono quei 2 o 3 mesi di assenza da lavori. Viaggio. Beh, però lei, per esempio, lei è molto frequentatrice della Francia, di Parigi, Maria. Me l'ha Ora, per detto, me l'ha altri detto. motivi, però, ecco, la conosce bene, c'è stata a Parigi anche più di una volta, quindi 21 anni che faccio questa tratta. diciamo che Adesso l'anno prossimo la Svizzera. più o meno va a giro con la baguette sotto l'ascella, come fanno i sotto braccio, come fanno Come i. fanno i tunisini. Ah, lo fanno anche i tunisini? Eh beh, sì. Allora, ci dicono tra l'altro, pilota pelato ci dice: se avesse voluto andare alle Maldive, mi prenotavo anch'io, quindi mi lascia il posto. Alex 2309, anch'io mi prenoto. Anche lui si prenota, viene con noi. Va bene, Alex. Poi c'è Alan che chiede: da uno dei tuoi diari di viaggio, che cosa, se lo fai, annoti nel tuo diario? Che cosa annoti? Non ho un diario, non ho mai tenuto un diario, è stata un'impresa fallimentare quando ero bambina. Non sono mai riuscita ad avere questa forma di, diciamo, Anch'io. di rigore, di rigore nel gestire i pensieri come quotidianamente. Ho comunque questa voglia di riflettere, di fare setting riflessivi ogni giorno, di comunicare un diario, no, mai tenuto, no. Nemmeno io, Non so perché se mio pensa che. fratello lo fa, ma me l'ho inventata, proprio perché qualcuno doveva pur farlo nella mia vita. Ma come Considera che io fai? mi reputo noioso, quindi assolutamente non lo farei mai nemmeno io di tenere un diario. Comunque, Cesira ci dice: Cesira79 ci dice: vengo io con te, Elena. Quindi abbiamo già due o tre candidati. Basta, Viene non ci fuori un sono. programma, una stagione meravigliosa su Twitch, guarda, un bel viaggio, però bisogna organizzarlo, Facciamo una darsi uno sponsor spedizione. magari. Una Una bella spedizione nella spedizione. letteratura del Medio Oriente e della zona Dell'Asia e centrale. dell'Asia Dell'Asia centrale. centrale. Beh, bellissimo. Volentieri, che bello. Sarebbe molto bello. Molto bello. Sì. Vabbè, quando decidete di prepararlo, io mi aggiungo, mi aggrego tranquillamente, non c'è nessun problema. Mi ricollego alla domanda che ti stavo facendo prima, Yuri. Che cosa hai provato nel realizzare questo libro? Mi sono divertita. Mi sono divertita molto, perché alcuni personaggi sono tutto tondo, sono simpatici. Se poi se avete voglia vi leggo qualche passaggio. E poi mi ha dato un po' una piccola certezza muovermi attraverso queste pagine mentre le scrivevo, perché significa in qualche maniera aver dato una forma nuova che rimane a dei pensieri e delle esperienze. E anche quella visione che avevo in quel periodo di Tunisi, e in qualche maniera adesso nel corso degli anni, perché comunque sono passati qualche anno, qualche anno è passato perché è stato scritto prima, per esempio del Covid. E i miei viaggi a Tunisi mi hanno dato anche la possibilità di esperire luoghi diversi, impressioni diverse, però quella che per me è stata la prima volta a Tunisi ormai è rimasta tra queste pagine, per cui è un po' l'idea di un conforto, no? Di una memoria che non puoi più dimenticare, l'hai affidata a queste pagine, a queste parole, e quando la rileggo, quando rileggo queste pagine, ritrovo anche questa vecchia amica. Allora, guarda, sono arrivate due domande contemporanee che più o meno sono simili. Uno, Davide Dantem chiede la cosa che ti ha colpito di più della Tunisia, mentre Alex2309, cosa ti ha affascinato della Tunisia? Quindi, cosa ti ha colpito di più e cosa ti ha, diciamo, impressionato positivamente? In realtà io ti volevo fare un'altra domanda simile, che era: se la dovessi descrivere con una parola, cosa ti verrebbe in mente? Una serenata. Oh, bellissimo, questo è veramente molto molto bello, una serenata, perfetto. Ma non sono parole mie, perché sono parole dei miei personaggi.
per rispondere alle domande di chi sta con noi da casa, Sì. la Tunisia non è Tunisi, quindi dobbiamo un attimo scindere questi due aspetti. La Tunisia come paese, tante sfaccettature, tante città, non, nemmeno posso dire di conoscerla interamente, ci sono dei luoghi che mi conservo. Ogni volta mi conservo qualche luogo per poterci tornare, quindi è un mosaico la Tunisia di esperienze. Come ogni paese, ti offre tante possibilità, ma anche, diciamo, tante sorprese. E quello che mi affascina è che sia estremamente reale, estremamente concreta come realtà, nel bene e nel male. È molto meno coinvolta da questa frenesia che noi abbiamo, da questo contatto sempre più distante tra le persone, questa difficoltà di incontro. È un po' come mi ricordo che eravamo noi, non tanto tempo fa, e quindi mi dà questo abbraccio e conforto di ritornare in una dimensione, diversa, Più in una tua? dimensione nota e diversa. No, è loro, non è mia. Io sono sicuramente un'amica, sono sicuramente un ospite, sono tante cose quando sono lì con loro, con gli amici, con le persone che incontro, quelle vecchie, quelle nuove. Però non è una visione turistica della Tunisia che mi può affascinare, ecco, come nessun luogo. Io sono veneziana, io ho la visione turistica, forse ho, come dire, sono ben protetta, no? Vivendo in una città turistica, automaticamente ergi delle barriere a difesa del tuo sguardo, vuoi vedere qualcos'altro, sai già dove non guardare mai, no? Per non rimanere delusi. E questo sguardo nella Tunisia, che conosco io, che io amo, ha sempre un appiglio. Questo è meraviglioso, ecco. Però è una Senti, serenata. Dimmi. ti giro altre domande perché ce le stanno sparando proprio alla grande. E quindi, allora, sempre di viaggi, Alani Irbast 74 ci chiede, sempre di viaggi, che cosa metti in valigia, che cosa porti via? Penso più a livello sentimentale, forse, che più oggettivo, insomma, di... Cerco di portare via il meno possibile, forse, anche proprio in termini concreti. Le ultime partenze sono state delle partenze non per il viaggio in sé, che io amo l'esperienza, ma non amo il viaggio in sé, l'idea di parto per il viaggio, io devo partire per qualcosa, devo avere un motivo. E questo motivo molte volte è essere più leggeri, magari. E quindi il viaggio, tutto ciò che hai, deve stare magari in una borsa, 4 oggetti, quel poco che ti serve, quei 2 soldi che ovviamente quelli purtroppo senza quelli non ti muovi. Ma molto poco. Una cosa che non può mancare, in un bagaglio anche emotivo, è un libro. Questo sì, il libro, soprattutto se si viaggia, se ci si muove da soli, è una buona compagnia. Bellissimo. Allora io penso che si è toccato diversi argomenti stasera Io sono molto spudorato, quando qualcosa mi colpisce lo dico subito, ah che bello, ah bellissimo, sono sempre stato così. E effettivamente sì, è importante viaggiare come leggere, leggere è un viaggio, viaggiare può essere leggere all'interno di una cultura, sono due cose che secondo me vanno benissimo d'accordo. Per citare un film della mia terra, vanno a braccetto un centro, direbbe Pieraccioni. Quindi, assolutamente. The Digital Moon ci dice, ovviamente chi ci ospita, il nostro canale che ci ospita, dice finalmente Elena in live e che live! Stiamo toccando effettivamente stasera i picchi più alti, penso in assoluto, di tutto il palinsesto mai toccato in assoluto. Quindi Elena... Se volevi partire bene, sei partita benissimo. Grazie.
Ci dicono anche buonasera da Real Sick Fob, buonasera, buonasera a te, benvenuto e spero starai volentieri con noi. Alan Irbas 74 dice: Elena è una donna a forma di poesia, non potrebbe che essere una scrittrice. Ah, bello. Sentito dire da un... Questo è Una poesia veramente di per sé, un pensiero poetico. bello. Questo è bellissimo, Ma io effettivamente. colgo l'occasione con questa frase di chiedere a Elena se ci legge qualche pezzo della sua opera, Ci se puoi la conosci. leggere qualcosina di breve, Sì, piccolino, non so. la leggo io o abbiamo una qualche voce che vuole recitarlo? Io lascerei leggere a te. Io lascerei leggere a te. Se poi D'accordo. vuoi, mandiamo anche i video. Abbiamo i video. Magari all'inizio io, poi sarebbe bello perché un'esperienza, non sono più voci, no? È un'esperienza più voci, quindi è bello anche Ok, allora sentire. facciamo così, arriva fino dove vuoi tu, poi abbiamo due video da mandare stasera e ve li mandiamo e ve li facciamo vedere. E poi magari li commentiamo anche con tutti quelli che sono in chat stasera. Cato0597 ci saluta. Ciao a tutti, ciao Cato. Puoi andare, Elena, a te. D'accordo, allora una piccola premessa però. C'è un personaggio, mi voglio concentrare su questo personaggio senza dire troppo. È poeta con la P maiuscola, però non è Dante, è poeta. Ed è un amico, forse uno dei pochi che compare così, in maniera così netta nel romanzo. Ed è uno dei primi incontri che Nina fa. O dopo aver incontrato però per primo il piccolo libretto, il diario dantesco. E non è il primo incontro che voglio leggere, leggo delle pagine in cui questo personaggio potrà essere apprezzato per come si muove, per come dialoga con Nina e per quello che significa per Nina. Poeta arrivò come al suo solito con ampio ritardo, dinoccolato sulle gambe, magre e inquiete. Era quasi scomparso sotto il berretto di lana e teneva le mani nelle tasche del giubbotto, infossato nelle spalle, in modo tale che sembrava ancora più magro. C'era un vento che profumava di neve e nuvole grosse, indifferenti, continuavano a calpestare il sole. Nina lo tirò per il braccio fino alla biglietteria, impedendogli così di recriminare o di provare a dissuaderla. Si va al mare. Alla Marsa, come prestabilito. Poeta aveva capitolato e con un'aria, se possibile, ancora più scontrosa, non l'aiutò a fare i biglietti. Era completamente scomparso dentro il suo cappello, come un genio nella sua lampada, si era rintanato lì dentro. Nina, in arabo, domandò due biglietti per la Marsa, come quando era andata alla Goulette, in risposta le chiesero quale delle due fermate. Mi danno sempre due opzioni. Potrei solo rispondere mare, tanto non mi cambia nulla, né ho un'idea precisa di cosa aspettarmi. Invece, per la seconda volta, alzò le spalle e fece fare alla bigliettaia. Il trenino era quasi vuoto e dal finestrino Nina guardava con curiosità avida le fermate. Poeta, come mai ci sono molti graffiti e murales in italiano? Vedi? Per la prima volta da quando si erano seduti, il poeta sbucò da sotto il suo cappello e si decise a dire qualcosa. Perché ti interessi tanto alle scritte sui muri? Non lo so, sto solo guardando. Ci sono anche molte scritte su Che Guevara, Zapata, non me lo aspettavo. Voi europei in Africa credete sempre di trovare solo scimmia. Nina capì che non era proprio il caso di insistere. Poeta non aveva alcuna voglia di fare conversazione. Molto Poi bello, molto bello ne anche. segue. Adesso vi facciamo vedere anche i video. Ci ha chiesto Alex2309 con quale lingua comunichi a Tunisi? Classico. L'arabo. Più delle volte però parlano molto, quasi tutti l'italiano, Ah. per cui non quasi tutti, però con il francese come lingua anche veicolare molto diffusa,
è molto facile, insomma, potersi muovere su tre registri diversi, su tre lingue diverse, quindi ci si aiuta, ecco. Ok, perfetto. L'inglese no. No, l'inglese mi è rifiuto. Siamo lì perché dovrei parlare in Sì, inglese. perfettamente, no, capisco questo, ma no, lo parlano molto meno rispetto al francese, giustamente essendo, se non sbaglio, la Tunisia Magari è stata i giovani ex colonia, non no? parlano. È stata ex Sì, colonia però francese. questo è finito già, insomma, da Tantissimi anni fa. tempo. Quindi, Sì. no, l'inglese è una lingua diffusa, certo, magari più presso i giovani che magari le persone più grandi, però sono io che mi rifiuto di utilizzarlo. Perfetto, pilota pelato, allora ci chiede quante lingue conosci. E non quante ne vorrei, pilota pelato, mi piacerebbe aggiungerne qualcuno in più, dai. Quindi dai, l'italiano abbiamo appurato, signori, che lo sa. Anche il Il veneziano. veneziano, che non è proprio così, lo sa. No, assolutamente. Però lo Poi so, dai, lo so. l'arabo e il Le origini francese l'ha salentine. detti? Le origini salentine comportano anche il dialetto, insomma, neretino, galatinese. Ok. Quindi facciamo, siamo già Siamo già a veneziano 5. pronti. L'inglese ha detto che non lo parla volontariamente, quindi lo saprà. Siamo a 6. E vabbè, dai. Lavoro. Dai, ci siamo, su, bisogna un attimo muoversi un po' sull'uzbeko, per esempio, mi manca, così magari L'uzbeko, in il altri tedesco lo linguaggi sai. provo. E Sì. allora siamo a 7. Quelle europee le sa. Andate, Andata, quelle europee le sa. Benissimo. Allora, mandiamo il primo di questi video, che è quello appunto con la traduzione di Amel, se non sbaglio, salutiamo. che salutiamo, che non mi ricordo l'ordine con cui li ho messi, comunque dovrebbe essere quello la traduzione di Amel, te lo dirò dopo, Elena, qual è dei due. Però aspetta, introduciamoli un attimo, è molto bello, Certo, perché allora. non sono. È la sinossi spezzata, una sinossi in italiano, è una parte della sinossi in italiano, una parte invece in dialetto tunisino. E perché? Perché giustamente è un gioco interculturale che si realizza tra i personaggi nel libro, e il gioco interculturale serve anche a noi che non siamo personaggi fittizi, ma in un certo senso personaggi sì, reali, per giocare, per incontrarci. E quindi questo ponte tra Italia e Tunisia l'abbiamo voluto realizzare tra amici, con un interprete traduttore siciliano di Palermo, che è Paolo Lamantia, conosciuto a Tunisi, che si è prestato a questo gioco, e con Amel che si è prestata invece a completare l'opera, dandole la sua voce tunisina, ecco, perché altrimenti il libro è solo in italiano. Ok, perfetto. Intanto ci ha detto pilota pelato che a lui gli mancano 7 lingue e poi è a pari con te, quindi probabilmente saprà solo l'italiano. Penso di no. No, 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 il Se veneziano probabilmente lo saprà anche lui, saprà qualche altro dialetto, pilota pelato, anche lui parlerà il suo, qualcun dai. altro ci ha detto Alani Irbas 74 dice non ha citato delle lingue classiche, la modesta, quindi immagino tu sappia il greco, il latino. Dai, sì, non bisognava proprio dirle, tu sei svelo tutto quanto, e così. Ragione. Comunque, ti hanno già sdoganato in realtà perché Ahimè, mi ahimè. conoscono proprio bene, Ti insomma. conoscono bene, ti conoscono bene. Va bene, mandiamo allora i due video in sequenza e poi li commentiamo insieme. Se volete scriverci, sapete già come fare. Pilota pelato ci ha aggiunto, allora siamo a 9 per pareggiare, perché gli manca il latino e il greco. Vabbè, mandiamo al video. بيني وبين سفور مفكر ودانتي ما وملح
صحيح احنا كل واحد فينا في بقعة. انا نكتبي في سمندار ودانتي قاعد في جهنم وسنفور مفكر فوق الجبل. هاني قاعد نفكر كيفاش نجيبهم بحذايا. لازم يا ليلة ويلي توحشت وزيني الشوق فناني والكاس تعبى. لو كان تجيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبنيلك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان الحبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فلاني والكاس تعبى. Allora, ci siamo, li abbiamo visti entrambi. Beh, insomma, è un bel colpo d'occhio in realtà. A parte le immagini, che comunque sono molto molto belle, ma sentirlo recitare in due lingue differenti, insomma, pezzi, appunto, che tu mi hai detto che fanno parte appunto della quarta del libro, giusto? Eh beh, insomma, sono veramente, sicuramente danno il colpo un colpo, diciamo, d'occhio veramente forte. I posti sono bellissimi, c'è da dire, io penso che sia una di quelle culture fenomenali, cioè, purtroppo si ha molto, ecco, se vogliamo parlare di questo, tanto ti fanno i complimenti, bello, sia Davide Dantem che Alex 2309, c'è da dire che insomma, noi abbiamo un'idea molto, molto, molto deviata, forse, deviata in senso buono, non pensate chissà cosa, ma deviata, diciamo, influenzata in modo o positivo o negativo, comunque di luoghi che hanno tanto da raccontare. Elena, che ci puoi dire su questo? Molto. Molto. Beh, non solo la storia, queste le immagini che poi sono mie foto di quel periodo che abbiamo riunito per questi video. Sono scatti sentimentali, li chiamerai, ecco, una visione molto, molto emotiva, emozionale, di luoghi che però ti portano all'ammirazione in alcuni casi, perché l'arte, la storia, la Medina di Tunisi nel suo essere un insieme contrastante, di arte e decadenza, di chiasso e solitudine a volte, è comunque molto complessa da descrivere nel suo insieme. È più facile coglierne degli attimi o con le parole, con dei disegni o con delle foto. Però anche quello che non è prettamente storia dell'arte, non è antico, nella sua realtà, nel suo essere vividamente concreto, racchiude. Nel suo essere vividamente concreto come vissuto, come impressione, è bello. Intendo anche le architetture moderne, i luoghi più moderni, hanno qualcosa che comunicano perché viva la città, viva proprio la gente. C'è una corrispondenza, se posso permettermi di dire. Cioè, ancora un legame tra la comunità locale e il territorio.
Noi siamo tutti un po' deterritorializzati, stiamo scollando per molti motivi che non staremo a elencare, Potremmo non andare riusciremo. avanti a serate e potrebbe essere anche una critica costruttiva, anche sì, certamente Però non lo verso faremo, non il nostro credo. popolo, ma. Eh no, non siamo noi che ci stacchiamo perché siamo italiani, è proprio è un meccanismo strutturale, ecco, Di tante in modo cose. strumentale. In tante cose stiamo finendo così deterritorializzati. Invece è ancora bello vedere come in Tunisia i luoghi siano luoghi antropologici, cioè c'è una compresenza tra storia, perché sono nel tempo, sono luoghi che rimangono a contatto con la loro storia e col presente. Sono relazionali perché la comunità locale vi si muove, sono identitari, cioè vi si riconosce. E questo è una cosa che manca sempre di più a me. No, è pensiero condiviso. Allora, pilota pelato è diventato il tuo nuovo fan numero uno perché ha detto che parli nove lingue, scrittrice eppure una brava fotografa, è una specie di Wonder Woman dell'arte. Quindi ti hanno già eletto a supereroe. Vabbè, apprezzo il supporter, pilota peato, però diciamo che Wonder Woman magari proprio no, ecco, sono bassina, non particolarmente agile, un po' imbranata, fa C'è parte un del detto personaggio, toscano Wonder che Woman, dice, dai, un po'. c'è un detto toscano, Elena, che dice, io lo utilizzo molto perché sono basso anch'io, che dice, nelle botti Nella botte piccole c'è piccola il vino buono. è buono. Sicuramente, un po' di ebbrezza ci vuole. Alani Herbast 74, sono riuscito a dire bene il tuo nick, perdonami, è tutta la puntata che lo sbaglio. C'è scritto perdiamo i Anche Nessi. O almeno spero di averlo detto sicuramente in modo più fluente di prima. Bene, senti, siamo a fine. In realtà è passato veloce il tempo. Ti sei trovata bene? Spero di sì. Beh, un salotto letterario comodissimo e vivacissimo, emozionante. In realtà, ecco, vedi che Alani Herbast 74 è Sabrina il contrario. Quindi è qualcuno che conosci probabilmente. Vedi, io pensavo che questo Alani o Alan potesse essere un qualcosa riferito a un nome straniero, comunque insomma non italiano. Ragazzi, io sono arrivato a stasera e non ne posso più di vivere, sono stanco. Perdonatemi. Però questa è stata una pausa molto, molto Bellissimo, vantaggiosa e giocosa. io sono Sì. molto contento perché veramente Davide Dante ci dice prima di chiudere ringrazio Maria Cantaluzzi per l'invito, complimenti per il tuo canale Yuri, bello ed interessante, bravissima Elena, continua in questa strada. Io ti ringrazio, non è mio il canale in realtà, è di The Digital Moon, ci trovate tutti i venerdì dalle 20 alle 21 qua, Maria è sempre con me, siamo sempre insieme e presentiamo sempre autori diversi, quindi non perderete mai niente. Noi andiamo a cercare artisti indipendenti, scrittori affermati, quindi vi ringraziamo noi a voi per la partecipazione di stasera. Ricorda l'orario, ogni venerdì dalle 20 alle 21, ci trovano qua. Sì, ogni venerdì dalle 20 alle 21 ci trovate qua, assolutamente. Complimenti di cuore, grazie mille a voi ragazzi. Vi giriamo i complimenti a voi per la vostra attività di stasera e per averci fatto compagnia anche con queste domande. Dove scappi? Grazie Aspetta. anche da parte di Dante, Marina e di qualcuno. Aspetta, non andare via. Intanto tutti ti salutano. E allora ragazzi, momento, prima di andare tutti via. Rimanete qui e vediamo i nostri contatti. Ci potete scrivere, ci potete contattare in privato perché non è che siamo VIP che non rispondiamo. Io perlomeno rispondo a tutti in modo molto, molto Un po' VIP agile. siamo tutti, siamo qui in streaming, ci dobbiamo sentire un po' VIP.
però con buona creanza, Con buona diciamo. creanza, assolutamente. Quindi, se mi volete seguire, parto dal mio che me lo ricordo perché sennò sarei finito. Mi potete trovare su Instagram come chiocciola Yuri Baldacci, come il mio nome è scritto qui sotto, tutto minuscolo, tutto attaccato. Per quanto riguarda Maria, invece, la potete trovare. Su Instagram, chiocciola Maria Cantarutti, tutto attaccato. Tutto minuscolo, anche lei, la trovate con il solito nome che la leggete appunto qui in sovraimpressione. Elena non se lo ricordava, diciamo la verità, sveliamo il dietro le quinte, non si ricordava. Maria, ce lo dici Esatto. tu? Sì. Enicolau.books con la S finale, punto. Ok, perfetto. Trovate anche tutte le live di questo palinsesto che è The Digital Moon. Lo trovate su appunto il canale Instagram che è The Digital Moon, quindi la luna digitale sostanzialmente The Digital Moon, tutto minuscolo, tutto attaccato come il nome di questo canale. E poi E c'è anche il più blog. c'è il canale blog che è www.thedigitalmoon.com, dove trovate tutti gli articoli, compresa me, di noi scrittori, insomma. E Blogger. in più c'è in più c'è il canale YouTube, sempre di The Digital Moon, dove trovate le repliche di quasi tutte le puntate che vanno in onda, insomma. Esatto, che non ci siamo solo noi, ma si parla anche di donne, c'è uno spazio dedicato appunto totalmente femminile, c'è degli spazi in cui si parla di psicologia, di business, un po' di tutto in realtà, cioè c'è veramente di tutto. E poi ci siamo noi che, ripeto come sempre, il venerdì dalle 20 alle 21 siamo qui con il salotto letterario. Penso di aver detto tutto e penso che abbiamo detto tutto, forse. Ringraziamo sempre The Digital Moon per questo spazio che ci dà ogni venerdì. Assolutamente. E allora ci siamo. Semplicemente vi salutiamo e con la nostra sigla, come sempre, anche in chiusura e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Non mancate, mi raccomando, perché avremo un altro autore. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao, ciao ragazzi, grazie.